Tono e volume fanno parte degli elementi della voce. Ancora più alta. In questo momento sono molto emozionato. In questo momento sono molto emozionato. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. E un'altra cosa che leggendo io davo per simile è ritmo e velocità. Ma anche qui scommetto che c'è una differenza. Allora, sì, tra l'altro la velocità è un problema abbastanza moderno e comune, perché c'è molta gente che parla molto velocemente, sempre a dire tantissime cose senza mai fermarsi. Spesso questa velocità eccessiva è anche dovuta al fatto di avere tanti concetti che si vuole passare tutti insieme. Ecco, dobbiamo riuscire a rallentare e per rallentare la velocità dobbiamo giocare sul ritmo. Ora seguite, c'è una macchina che parte e va ad una velocità costante e arriva al casello. L'altra macchina parte, va velocissimo, guida sportiva, si ferma all'autogrill, mangia, riparte, va a media velocità, accelera, poi arriva una telefonata, rallenta e arriva insieme all'altro. Un andato costante, velocità costante, l'altro ha avuto un ritmo diverso, veloce, lento, veloce, lento, perché una velocità costante, sempre uguale, è molto simile alla cosa che abbiamo visto prima, la monotonia. Ecco, noi dovremmo diventare un po' più, non nella guida, ma nel parlare, un po' più ritmati. Qualcosa di inaspettato, di più interessante da ascoltare. C'è sempre qualcosa che ti sorprende, mentre una velocità costante, sapete, è anche quella cosa che ti fa addormentare alla guida. Sì. Vuoi fare tu una prova? Sì, dai. Ho detto, vediamo, se me lo propone lui, accetto, però io non dico niente. Prendiamo il tuo sito? Sì, dai, proviamo okay. Da lì. Velocità costante. Leggo io? Eh sì. Dopo i primi video pubblicati su YouTube, con enorme imbarazzo, ho sentito che era scattato qualcosa dentro di me. Bene, ora lo facciamo cambiando il ritmo. Dopo i primi video pubblicati su YouTube, piano, con enorme imbarazzo, piano, ho sentito che era scattato qualcosa dentro di me. Veloce. Tutte le cose che, forse perché figlio fermati. Unico, mi sono sempre... Rifalla tenuto. E dopo figlio unico, fermati. Tutte le cose che, forse perché figlio unico, mi sono sempre tenuto dentro e che mi limitavo a scrivere velocità in decine normale. Di Moleskine, adesso volevo trasportarle e raccontarle nei video. Ok, automaticamente tu sul finale hai rallentato, che va benissimo. Adesso volevo trasportarle e raccontarle nei video. Benissimo, questa è anche una forma di cambio di ritmo. Quindi hai visto come la stessa lettura potrebbe essere intesa in molti modi diversi. E hai fatto, dopo i primi video pubblicati su YouTube con enorme imbarazzo, però poteva anche essere, dopo i primi video pubblicati su YouTube con enorme imbarazzo, ho accelerato su questa parte. Quale vi piace? Magari scrivetelo anche qui sotto, perché sono scelte di gusto. Ho sentito che era scattato qualcosa dentro di me, velocità normale, rallentata, che può avere un senso. Ho sentito che era scattato qualcosa dentro di me. Io sto analizzando me stesso, sto pensando. Sentite, l'importante è variare, fermarsi, e qui è l'uso delle pause, altro elemento. E questo crea dinamicità alla voce. Se avete un testo, provate a pensarlo anche in questo modo. Rallento, accelero, magari questa frase, questo pezzettino che sto dicendo è di passaggio, non è così importante, ma qui invece devo rallentare, perché voglio catturare la tua attenzione. Molto bello. Tra l'altro è un po' controintuitivo nel mio percorso qui su YouTube, perché quando poi vado in fase di montaggio cerco di tagliare proprio tutte le pause. Spesso su YouTube ci sono dei lavori fantastici dove ogni pausa è tagliata, anche i fiati sono tagliati.
Questo perché è un mezzo che necessita di fruire velocemente di certi concetti. E hai presente quando, si parla e poi ci sono i pezzettini in bianco e nero? Ecco, quelli sono forme di pausa, magari. Io credo che ogni tanto lasciare qualche spazio voluto possa essere importante. Anche le pause hanno il loro senso. Ok, tipo in questo modo. Però se mi fai l'esempio e in editing mi tagli queste pause che ho fatto, potremmo vedere se cambia qualcosa. Lasciare qualche spazio voluto possa essere importante. Anche le pause hanno il loro senso. Bene, ottimo. Forse l'ultima cosa che volevo chiederti è che alcune cose che mi venivano magari criticate era non sembri naturale quando fai video. Quindi ti chiedo, è in realtà giusto per voler comunicare magari meglio, voler esprimere meglio, andare a dare una certa impostazione al proprio discorso? O queste cose che abbiamo visto uno dovrebbe imparare un po' a usarle nella vita quotidiana? Allora, hai presente Karate Kid, dove il maestro diceva: Quando cammini su strada, Se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi. prima o poi ti stirano. Ecco, Ok. più o meno l'utilizzo della voce è la stessa cosa. Avere il controllo di tutti questi elementi, necessita esercizio. Infatti, prima ti ho detto: mi raccomando, esercitati. Altrimenti rimangono un po' posticci, uno rischia di diventare effettivamente un po' goffo e questo va a perdere di naturalezza quando in realtà noi volevamo fare una cosa più carina. Alle volte mi dicono: ma tu parli così anche normalmente? Sì, questo ormai è il mio timbro, ma non sono sicuramente impostato in questo modo, così fa schifo. No, a dire, non mi piace, anzi, combatto gli speaker che usano la voce in questo modo. Perciò preferisco io personalmente una persona spontanea, che però ha preso conoscenza di alcuni elementi, magari non di tutti. Gli elementi intendo tono, volume, ritmo, pause, velocità, queste cose. Chi abbia preso confidenza con almeno uno di questi e lo sappia utilizzare bene, piuttosto che rimanere impacciato ed effettivamente poco naturale. Quindi sì alla naturalezza, ma invito a migliorare sempre di più la vostra voce, perché come ho detto all'inizio, è lì con tanti strumenti che dovete solo un po' alla volta iniziare a strimpellare. Grazie mille Walter, per altre cose adesso andrò a approfondire sul tuo canale, anzi invito tutti ad andare a dare un occhio che è pieno di video interessanti, Walter Rivetti. Con la W, rivettivalter.com. E farò questi esercizi, ma ho già in mente mille altre domande, quindi ci dovremo per forza risentire, ma prima mi esercito un po' su queste cose. Raccogli un po' di domande qua sotto, io sono a Esatto. disposizione, così facciamo un'altra bella chiacchierata che mi ha fatto molto piacere. Magari con qualcun altro che fa questi test vocali. Lo dici solo perché non vuoi essere tu a essere torchiato, non è vero? Un po' sì. Ah, Va ecco. bene, grazie ancora Walter. Grazie a te, Simone. Alla prossima. Ciao, a presto, ciao. Ciao.